fianco quel bimbo mai nato. Allora mi parlavano di libertà, oggi faccio i conti col dolore, di Marina Corradi. Due compagne di liceo che si rincontrano per caso per strada, entrambe con una bambina in passeggino. Sono passati 20 anni, ci si abbraccia, si dicono le cose essenziali. Sono medico, ho due figlie. La vita coagulata in 4 parole nel rumore del traffico. La voglia di fermarsi, via al momento di un caffè. Anna sorride, come allora, in un liceo di Milano alla fine degli anni 70. La bimba le somiglia in modo particolare. Nell'incontro casuale si ritrova, come per un incantesimo, l'intimità da compagne di banco e si parla di figli. Tu ne hai 3, io ne ho 2. Mi piacerebbe, dice Anna, averne un terzo, ma col lavoro è impossibile. E però mi dispiace, fra poco ho 40 anni. E un attimo, un'ombra sulla sua faccia, ce ne sarebbe stato un altro, una pausa. È successo all'inizio dell'università, alla vigilia di un capodanno. Ho scoperto di essere incinta. Mi ricordo ancora la farmacia dove ho fatto il test. E in un centro non ci sono mai entrata. È positivo, mi hanno detto, e io mi sono sentita crollare il mondo addosso. I miei non mi avrebbero mai perdonato, e io quel bambino non lo volevo. L'idea, anzi, che qualcuno vivesse dentro di me, mi suscitava sgomento. È stata una decisione veloce, e credevo semplice. I miei non hanno saputo niente. Il mio ragazzo ha cercato di sdrammatizzare. In fondo, mi ha detto, è un giorno in ospedale. Questa sua frase non l'ho mai dimenticata. Razionalmente ero d'accordo con lui, eppure una parte di me è stata ferita tanto che dopo poco tempo l'ho lasciato. E poi c'erano le amiche femministe, come lo erano tante allora. Le due con cui ho parlato mi hanno aiutato materialmente. Mi hanno consigliato un ginecologo amico e si sono offerte di accompagnarmi. Sono state solidali, ma non mi hanno detto di pensarci ancora. Una pausa, un altro caffè. Il ginecologo era effettivamente un medico democratico, come si diceva allora. Non mi ha fatto problemi, anzi, siccome la gravidanza era proprio all'inizio, ha praticato un intervento in studio, un'aspirazione. Mi ha detto dolorosa ma rapida e ho pagato solo la visita. Sono uscita sollevata. Ero pallida nello specchio dell'ascensore di casa. Mia madre non si è accorta di niente. Mi sono messa a studiare. Poi, improvvisamente, sono scoppiata a piangere. Come non avevo pianto mai. Un pianto disperato. Ero sbalordita perché in realtà io non capivo perché piangevo. Ho telefonato alla mia amica e il crollo ormonale mi ha detto «poi ti passa». E certo, poi ti passa. E ho smesso di piangere e anche per anni di pensarci. Io non sono credente e la parola rimorso non mi appartiene. Mi ricorda le lezioni di catechismo, triste e noiose. E però quando sono rimasta incinta di Chiara, il ricordo di quel giorno è tornato al 3° mese. Ero molto apprensiva e il medico, per rassicurarmi, mi ha consigliato un'ecografia. Mi hanno fatto sentire il battito del cuore, quella luce piccolissima che si accendeva e spegneva sul monitor. E io in quel momento ho detto a mia figlia, grande 1 centimetro, eccoti, ciao, ti aspettavo. Poi, non subito, ma piano, sotterraneo, l'altro pensiero, il pensiero di quello che non è nato. E dopo che è arrivata Chiara, e poi la sorella, continua a tornare questo pensiero tagliente. Sai che cos'è di meraviglia un bambino di pochi mesi? Se pensi, ce n'era un altro, come questo, con questi occhi. E io non l'ho voluto, ti manca il fiato. Un silenzio. La bambina in passeggino dorme. L'altra sta quieta, intenta sul suo telefonino giocattolo. Rimorso non è una parola che mi appartiene, dice Anna. Io sto parlando di un dolore. L'aborto, nel clima dei miei 20 anni, era prima di tutto un diritto da rivendicare. Le amiche mi hanno sostenuto, la nostra libertà soprattutto,
e quel giovane medico ha risolto in fretta il problema, senza fare domande. Sono stata io a non volere quel figlio, io ho scelto. Ma nel clima di quegli anni sembrava quasi che rifiutare un figlio fosse un'affermazione positiva di libertà. Del dolore non mi avevano parlato. È tardi, ci si saluta, ci vediamo, o forse no. 20 minuti di sincerità, di verità private, su un figlio non avuto, parole taciute fra le tante gridate sui giornali. Tratto da Avvenire, sabato 23 maggio 1998.